continuiamo il nostro viaggio in giro per l'Italia del vino. Siamo sempre al terzo giorno, stanno passando le ore della mattinata, ci siamo spostati, siamo in Trentino, siamo nello stand dell'azienda Simoncelli e sono qui con Paolo, il figlio del titolare. È un piacere. Vuoi dirci due parole sull'azienda? Sì, l'azienda è un'azienda che ha 35 anni, è ubicata a sud-ovest di Rovereto, quindi nella Valle Agarina, nel Trentino, nel sud del Trentino, e è un'azienda a conduzione familiare, quindi siamo io, mia sorella, mio padre e mia madre. Sei così bravo a raccontare tutto che io quasi potrei alzarmi e andare via e portarmi la bottiglia. Quali sono i due o tre vini di riferimento? Mi sembra che voi facciate 9-10 etichette come tipologia. Sì, noi facciamo circa 10 etichette di tipologia. Bottiglie in totale, che ci diamo un'idea sulla dimensione. Bottiglie, siamo circa sulle 90.000 bottiglie annue, abbiamo sia i rossi che i bianchi, i rosati e il Trento d'oro. Diamo un riferimento per le bollicine, uno per i bianchi e uno per i rossi? Certo, allora sulle bollicine abbiamo un Trento d'oro metodo classico, 100% Chardonnay, mentre sui bianchi possiamo dire che abbiamo tre tipi di bianchi, ma il Chardonnay è un vino molto importante nella provincia del Trentino, e invece come rossi abbiamo il Martemino, che è il classico vino rosso autoctono proprio della regione. E che è quello che abbiamo proprio qui davanti, e che prima di assaggiare, di fare un brindisi assieme, non sottovaluterei anche l'abbinamento che ci è stato proposto, perché è fatto dal babbo. Infatti, che, essendo azienda familiare, conduzione familiare, produciamo anche dei salumi così in maniera privata. Per cui, prima di assaggiare e brindarci sopra, vuoi dire due parole, senza andare troppo sul tecnico, ma spiegare poi questo Martemino che è così particolare? Questo Martemino è un rosso tipico trentino. La sua bellezza è che è un vino molto giovane, è un vino quotidiano, molto effervescente, che rispecchia anche il territorio dove noi siamo, quindi le Dolomiti. Quindi vini freschi, con dei colori molto brillanti e sgargianti, e anche dei profumi, dei bouquet molto... quasi travolgenti, direi. Allora, nell'attesa poi di fare magari un video, quando verrò a fare un giro nella vostra cantina, perché il tuo babbo mi ha promesso meraviglie, ci facciamo un brindisi fra di noi, sperando che il vino interi continui così in quest'ultimo aggiornamento. Salute Paolo.